Allora, parte questa che mi chiama sempre. Questa parte, come avete visto, prendo Zapdos. Così, perché mi va di prenderlo. Anche perché comunque poi impara Tuono Onda, che è molto utile per catturare gli altri leggendari. Non so se l'ha direttamente. Dicevo, non so se l'ha direttamente, ma mal che va, ho trovato una squamacuore, gliela imparo io a Ebanopoli. Infatti bisogna paralizzarlo perché se questi leggendari, come abbiamo visto, se non si paralizzano. Squadra due leggendari soli, Mewtwo Articuno. Ci ho messo il Nidoking e mi sono trasferito da Verde Fo da Rosso Fuoco. Swampert mi sono trasferito da Rubino. E Scizor per fare falso finale. Allora, testa di cazzo. Di notte ovviamente con le Skurble in modo da avere un. Bellissima questa sprite. Allora, io ora lo devo paralizzare. Electabuzz, io provo ad imparargli Tuono Onda. E non la può apprendere dall'imparamosse. Quindi, probabilmente per le prossime guide userò Zapdos per catturare leggendari. Perché almeno la so per certo che la può imparare. Però l'unico modo è fargli fulmine. Per paralizzarlo non sarà efficace. Alla calamita Electabuzz infligge un pochettino di più, ma. È un pochino troppo secondo me. Paralizzalo, ok, ma. Allora no, male, male. Ma non funziona più contro l'R che resetta sto cazzo di emulatore? No, boh, vabbè, devo andare qua. Fare reset, nonostante mi indichi contro l'R, vabbè. E vabbè, a volte non mi va di funzionare. Allora, che errore ho fatto? Tu non puoi tenere la calamita. Ti devo fare 3 volte quella mossa. Gliela devo fare 3 volte. Sono a pari livello comunque. Quindi, mo che gli ho tolto la calamita, infliggerà di meno. E ci sarà dunque la possibilità di paralizzarlo. Anche se non so se. Sei immune alla paralisi per danni elettrici. Attacco sale, non mi piace. Oddio, questo è rara la capacità che ti faccia tutto. Paralizzalo. Col cavolo. Chi gli mando? Nidoking che è immune alle mosse di terra. Oh madonna, quanto è brutta sta sprite. Sembra quella di Pokémon rosso e blu. Nidoking che gli fa di per sé? Niente. Ferma un po', questo lo ammazzo. Allora, ha ricaricato tale sua Electabuzz, gli devo provare a fare un'altra di quelle. A parte non vorrei che questo c'ha il veleno punto, no. Vabbè, intanto sai che facciamo, intanto che lui si diverte, intanto ci comincio a provare. Tanto se o così facile, eh sì. No, questo non lo dovevi fare. Ma se mi ammazzi Nidoking mi fai un favore, eh? Anche perché è brutta la sprite. Lui è immune alle mosse terra, quindi dovrebbe fare una forza antica. Comunque non ha tua onda sta testa di cazzo. Ammazzamelo? Dai, t'ho detto ammazzamelo. Ma cioè, da debolire. Ma io non posso fare sostituzione, a parte forse sì. No, perché dopo mi rifà la forza antica e sto una merda. Che devo fare? Cioè, io non lo so. Non mi va di consumare le bolle, toh, dai. Ammazzamelo, per Dio! Non ce la fai? Sei proprio un handicappato. Mi ha rotto il cazzo, vabbè, spreca la Mega Ball. Sai quanto tempo è che ce l'ho? Voglio fare ammazzamelo, per Dio! Cioè, devo fargli provocazione, che gli devo fare? Figlio di puttana. E su, e me l'ammazzi! Il bello è se faccio io la sostituzione, allora ammazza lui quell'altro. Porca miseria. Porca miseria, guarda che cazzo di coglione. Che coglione Galdrone è. E ammazzamelo! Niente, niente, non ce la fa. Proprio ritardato mentale, guarda. Vabbè, basta. È ritardato, non si può fare niente. Se manda Electabuzz fa forza antica. Ecco.
A posto, beh. L'ultima opportunità è paralizzarlo. No, l'ha fatto proprio secco direttamente. Ma porca miseria, la R che non funziona o... Che cazzo ne so, non gli piace più il reset in quel modo. Allora, riproviamoci. Se lo riuscissi a paralizzare sto pezzo di merda... A parte lui fa spesa agilità, quindi ci vorrebbe Mewtwo con distorzione. Sì, ma io lo voglio paralizzare. Vedi tua onda, che è un casino. Se non li paralizzi, perché... Allora, il ghia... Che cazzo è successo? No, vabbè. Il ghiaccio è temporaneo, ma non gli posso fare niente. Problemi di stato, che problemi di stato gli do? Niente, sto cazzo gli do. La paralisi è l'unica, perché il veleno lo ammazza. Il ghiaccio è temporaneo, il sonno è temporaneo. Sì, fai distorzona, va. Il problema mi dovrebbe ammazzarmi tu. Sì, buonanotte, me lo fa. Vabbè, anche con PS, quanti ne ha, cazzo? Ci si dovrebbe provare. Ci dovrebbe riuscire, boh. Fatto è che se io mando Scizor gli cedo la priorità, però se lui fa mosse stupide... Un po' provare, voglio levargli anche l'ultimo PS, ma... C'è ancora distorzona. Ok, tocca a me allora. Cioè, distorzona, quindi... Ok, se aveva un PS, non ce l'ha più. Ci deve anche un'altra leggenda metropolitana, che... Praticamente se c'avevi un Pokémon potente, tipo un leggendario, dai, la faccio? No. Diventava più facile catturare Pokémon perché si impaurivano, una gran cazzata. Poi aveva anche Rattata, dipende tutto dal tasso di cattura. Che è determinato da un calcolo matematico. Però in questo calcolo c'è anche un problema di stato che aiuta molto molto nella cattura. Un problema di stato che io non gli posso infliggere in questo momento. A meno che non abbia tua onda, ma chi... Bella, non la posso imparare, Electabuzz, Dio santo. No, ma senza Zapdos con tua onda non prendi Kyogre. Rayquaza, questi qua. Poi ci sta prendendo Moltres ancora, beh, un po' ce ne sta. Anche Latias, i cani. Troppi ce ne sta da prendere ancora. E dai, oh, non è riuscito a fare niente. Palle. Yes, use another Pokémon. Guarda, facciamo una bella cosa, un'amnesia. Ok, mo mi puoi infliggere i danni che vuoi. Ah, male. Vabbè, due livelli, aumentati ben 4 livelli, può bastare per difendersi. Dai suoi attacchi meschini. Ma che serve quella mossa? Aumenta l'attacco speciale, cosa fa? E su... Ma come accumulo? Che cazzo accumuli, per Dio? Non serve a niente. Ma c'ho la difesa speciale aumentata, questo di cazzo. Io sono sempre più convinto che lo devo paralizzare. Ma sei un testa di cazzo, su. Questo se non lo paralizzi non gliela fai. Ma a culo paralizzarlo, come fai? Cioè, devo fare come quando ho preso Oak con Merep con i rapid artigli. Che questo è un centro Pokémon. Facciamo una bella cosa. Pare che è la cosa migliore. Dove sta? Va a prendere Merp. Qua c'è un centro medico, però non è indicizzato, quindi non ci puoi andare senza Surf. Ci puoi andare a volo, cioè. E beh, teoricamente però ci vuole culo anche in questo caso, perché... Perché... Sì. È l'unico che può fare cosa è Merep. Però chi gli levo? Scizor no, sicuro. Eh sì, l'unico che ha tua onda. Leviamo Nidoking. Beh, Nidoking vorrebbe assorbire gli attacchi. Meglio levarti uno. Nidoking è di terra. Volo, però dopo chi... Vabbè, chi se ne frega, dopo lo volo. È l'ultimo problema, sta qua il centro medico.
Allora. Chiaramente il repellente non impedisce di. Però devo dare la preda artiglia a Merep. Yes. Allora, mo fammi fare un. Allora, devo fare il salvastato. Tu ridammi sta calamita e tu pigliati sti rapidartigli. Non ce l'ho. Vabbè, ce l'ha qualcuno, porco Dios. Però. Mo che cazzo ci ripenso ai rapidartigli? Che cazzo ci faccio se c'ho di storzona? Ma. Sogna vedere se ti comincia a fa. Che cazzo di comincia a fare? Io se non lo paralizzo questo non lo prendo oramai. Andiamo a fare in culo Zapdos. Vai qua di storzona. Sì, aumenta. Ma mo bisogna sperare che non faccia un attacco fisico. Se fa agilità o qualche stupidaggine. Ecco. Vabbè, ma come voleva si dimostrare? È il classico, no? Tu ci speri, ma non ti succede mai questo. O ti manda capo Mewtwo o la priorità non ce l'avrai mai. A sto punto ci volevano i rapidartigli. No, è stato così. Porco Dio, però! È stato il secondo attacco, fa un po' vedere. Al primo ti fa carica. Sotto carica. Il secondo è impostato forza antica? O l'ha impostato perché ha visto quello? No, così. Te lo fa apposta perché ha visto quello. Porca miseria, guarda. Dai, mo tocca a me. Ok, tocca a me. C'è la distorzona. Quindi i Pokémon più lenti attaccano prima. Oh, e mo ti sta proprio bene, stai cazzo. Con questo ti riuscirò a prendere. Grazie, mi hai fatto un grosso favore. E siamo al prossimo. Sì, chi gli mando però? Swampert? Con chi cazzo l'ho indebolito prima? Fammi fare un altro salvastato. Teoricamente si dovrebbe rifare. Vabbè, chi se ne frega. Non sarebbe una cosa legale su un vero DS, però. Molto è molto più forte di coso. Prova un po' un surf. No, è terra, è molto più forte di Fralligator questo. Stramo gli dovrei rifare un'altra distorzona per consentire a coso. Aspetta, tiene acqua magica questo, sì. Se mi tu gli fai il seno psichico, un po' vedere. Ha cominciato a stancare un po' la gente, eh? Beh, effettivamente sì. Ma la dimensione storta è finita. No, se non va bene. Proviamo un po' con Swampert, va. Fai un po' gelo raggio. Sì, però non si può. Come si dice? Non si può congelare perché già c'è il problema di stato. Ma il problema è un altro, mannaggia. Dovrei fargli falso finale. Hai rotto il cazzo, eh? Vediamo un po' se riesco a mandare Scizor. Cioè, se fa qualche mossa stupida, lo spero. Ok, ha fatto la mossa stupida, ma tocca a me che c'ho di storzona. Se no toccherebbe. Cioè, non riesce nemmeno a ammazzarmelo. Sì, uso il prossimo, ma chi mando? Sì, Nidoking lo ammazza. Cioè, proviamo a pigliarlo così. Il problema di stato dovrebbe aiutarmi parecchio. No, vabbè, comunque si è visto già una certa differenza. Si è vista già una certa differenza rispetto a prima che non arrivava. Non c'è mai arrivato, guarda. Una rotolata la fa sempre. Il problema è togliergli qualcosa in più. Ci voleva quel falso finale del cavolo, mannaggia. Gli devo togliere qualche altro PS.
Sì, ma come faccio a levargli qualche altro PS? Devo revitalizzare Scizor più... più la soglia di Storzone. Se no questo non ti attaccherà mai. Prova un po'. Ci siamo? Sì. Oh, madonna. Vabbè, comunque se non lo paralizzi questo non ce la fai. È stato un po' duro, però... di Storzona più Merep con Tuononda ci se la può fare. Ora io a sto testa di cazzo gli vado a imparare Tuononda e Banopoli, ma non lo faccio, vedete, dai. Ci vediamo alla prossima. Dove prenderò... mi sa Moltres, presumo. Ciao.